Bene, bene, eccoti qua in live. Questa sera abbiamo con noi Sandro Brusco. Continueremo questa serie. Intanto ringraziamo Sandro per essere con noi. Diciamo, continuiamo questa serie della chiacchierata con gli economisti, una chiacchierata in cui cerchiamo di portare dei temi che magari riguardano più l'economia teorica. Insieme a me, come al solito, Nazareno Necis, Lorenz e questa sera anche Simona che è riuscita a raggiungerci. Parleremo di che cosa? Parleremo ovviamente del premio Nobel all'economia. Quindi io non mi perderei in troppi indugi, lascerei subito la parola a Sandro per spiegarci un attimo cos'è questo Nobel all'economia, dato a Milgram e a Wilson, e insomma magari se ci riesce anche a spiegare un attimino cos'è un meccanismo ad asta, anche se l'abbiamo spiegato la scorsa volta, abbiamo passato un bel po' di tempo su questi temi, però giusto per dare un po' di introduzione, direi che sarebbe interessante anche sentire la sua opinione in merito. Quindi, insomma, la parola a te, Sandro. Sì, grazie dell'invito. Io spero, onestamente, che la maggior parte di quelli che stanno guardando abbiano visto anche la vostra trasmissione precedente sul disegno dei meccanismi, perché altrimenti diventa un po' complicato parlare di tutto. Vorrei cercare di spiegare un pochino qual è il contributo di Bob Wilson e Milgram. E Paul Milgram, in termini di teoria economica. Se devo dire la verità, il premio è stato classificato come un premio alla teoria delle aste. Indubbiamente la teoria delle aste è sia la cosa più importante che ha fatto Milgram, sia un'area in cui Bob Wilson ha contribuito parecchio, però i loro contributi vanno un bel po' al di là di questo. Hanno sia Bob Wilson sia Paul Milgram avuto molto contributo, hanno scritto molti articoli, fatto contributi molto importanti in generale sull'economia dell'informazione e sull'economia delle organizzazioni. Bob Wilson in particolare ha contribuito alla teoria dei concetti di soluzione nella teoria dei giochi. È stato uno dei più coerenti nel seguire il programma che aveva portato a metà degli anni Ottanta all'elaborazione del paper di Kohlberg e Mertens sugli stable equilibria. Ha continuato il suo lavoro praticamente fino a 15 anni fa in quest'area. Quindi teoria delle aste ok, ma teoria delle aste è una cosa un po' restrittiva se dobbiamo guardare al contributo di Wilson e di Milgram. Però insomma, teoria delle aste è anche una cosa facile da comprendere e che ha ovvi collegamenti con la politica economica e con diciamo così, la cronaca più o meno attuale, per cui tanto vale parlarne. Fatemi fare un po' di storia del pensiero qua, giusto per capire da dove arriva tutta questa cosa Devi farci un po' di Sì, storia del pensiero, allora, cioè secondo me sì. prima di tutto, in cosa si differenzia tutta quest'area di analisi della teoria delle aste rispetto alla teoria del disegno dei meccanismi? Essenzialmente se volete, è un po' una cosa tagliata con l'accetta, però si vede un po' la differente caratterizzazione di tipo, tra virgolette, pratico degli studi sulla teoria delle aste che si svilupparono sostanzialmente alla Business School di Stanford, alla Business School di Northwestern. Quindi con un indirizzo un po' più orientato verso le applicazioni pratiche che
la teoria del meccanismo, anche se poi voglio dire, per esempio, Satterwhite, che scrisse il paper fondamentale sull'impossibilità dell'implementazione con strategie dominate insieme a un filosofo che era Gibbard, stava pure lui nella business school. Ma il punto è che la linea di ricerca che cercava di capire meglio i risultati dei meccanismi di scambio utilizzati in pratica ebbe un enorme impulso verso la fine degli anni 70, che fu quando Milgram iniziò a contribuire al tema, scrisse il paper, uno dei primi paper, uno dei più importanti nella letteratura. Qui, allora, avevo promesso di fare un pochino di storia del pensiero. La storia del pensiero va più o meno così. Ci fu il contributo di Vickrey, che poi alla fine prese il premio Nobel, all'inizio degli anni 60, con questa idea dell'asta di secondo prezzo. Circa una decina d'anni dopo ci furono Groves, Clark, che elaborano la teoria delle allocazioni efficienti utilizzando meccanismi di trasferimenti. Quello che mancava in tutte queste teorie, quello che mancava, insomma, quello che si faceva allora, stiamo parlando di anni 60, il che significa che non era ancora stata elaborata compiutamente la teoria dei giochi con informazione incompleta. La teoria dei giochi con informazione incompleta arriva con i famosi articoli di Arshani, che anche quelli vennero pubblicati su Management Science, e sostanzialmente aprirono un mondo in termini di possibilità di applicazione dell'analisi di teoria dei giochi. I contributi, se voi andate a vedere i contributi di Vickrey e poi Clark e Groves, e anche per esempio il teorema di impossibilità di Gibbard Satterwhite, che è leggermente posteriore, utilizzano tutti come concetto di soluzione la soluzione di strategie dominanti. Ossia, il problema è quello di predire il comportamento degli agenti, e siccome la tua performance nell'asto, più in generale nel meccanismo allocativo a cui partecipi, può dipendere dall'azione degli altri, in assenza di una qualche teoria che ti permetta di elaborare una predizione sul comportamento degli altri, si utilizzava, insomma, la scorciatoia della soluzione in strategia dominante. Ossia, se tu avevi una, come nel caso dell'asta di secondo prezzo, no? Una strategia che era così forte da permetterti di massimizzare il profitto, di massimizzare la tua utilità, indipendentemente da quello che facevano gli altri, cioè era una risposta ottimale a qualunque vettore di azioni da parte degli altri, allora quella più o meno doveva essere un tipo di soluzione di cui potevamo fidarci, no? Il problema è che, il problema è quello che venne immediatamente riconosciuto, ed è che ci sono ben pochi giochi in cui ci sono strategie dominanti, e questo lasciava un enorme buco in termini di analisi. Il buco si iniziò l'area di ricerca cominciò a svilupparsi soltanto quando sostanzialmente si riuscì a elaborare un concetto di soluzione per i giochi a informazione incompleta che più o meno corrispondesse al concetto di soluzione per giochi a informazione completa che aveva elaborato Nash.
E questo avvenne appunto con l'elaborazione della nozione di equilibrio bayesiano e dopo gli articoli di Ashani, eccetera, eccetera. Ci volle parecchio tempo perché si passasse dal contributo di Ashani all'effettiva applicazione in termini di asse, ci vuole circa una decina d'anni. Bisogna dire, in questi giorni qualcuno ha ricordato uno dei primi studenti di Wilson, Ortega Heiker, che è uno studente di dottorato messicano che fece la tesi, credo fosse la prima tesi fatta con Bob Wilson, e che in realtà viene citato in tutti i lavori successivi, sia da Milgram sia da tutti gli altri. Completò il dottorato nel 69, in cui c'era già tutto, nel senso non c'erano ovviamente tanti dei risultati, ma l'idea di trattare le aste come un gioco in formazione incompleta era già lì, ed è questa poi il contributo che arrivò all'inizio degli anni 80 da Milgram e Weber e poi insomma da tutti gli altri, era esattamente l'idea di prendiamo sul serio il fatto che questo è un gioco in formazione incompleta e cerchiamo di vedere come la gente gioca in questi giochi in formazione incompleta, no? Ortega Heikert se ne tornò in Messico, credo che andò a lavorare nel settore pubblico e non pubblicò mai la sua tesi, il che soprattutto ai tempi significava destinarsi l'irrilevanza, perché insomma non è che adesso è facile andare per i working paper e tutto il resto, ai tempi non c'era niente del genere, stiamo parlando di nuovo di 50 anni fa. Però insomma almeno nel circuito di Stanford e dei teorici che ruotavano attorno a Stanford queste idee continuavano a girare. Milgram fece il suo dottorato a Stanford e alla Business School e cita la tesi di Ortega Heikert come una delle fonti seminali. Il contributo di Milgram a quel punto fu soprattutto quello di rendere operativo molti dei concetti che venivano utilizzati, di introdurre nuovi strumenti statistici che permettevano l'analisi delle aste e di in questo modo arrivare a una serie di risultati che erano estremamente interessanti. Ora, non so quanto vogliamo andare, quanto vogliamo approfondire questo. Ma io direi di fermarci un attimo qua, diciamo, certo. Con la storia va più che bene. Diciamo, quindi mi ha capito più o meno come si è evoluta la teoria. A noi interesserebbe poi capire nel concreto qual è, per che cosa, per quale motivo sono stati insigniti del premio Nobel. Che penso sia la sì. Cosa principale per cui tutti ci stanno seguendo. Sì. La letteratura su mechanism design fu estremamente utile per capire molto dal punto di vista pratico, non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista strettamente teorico, come può funzionare una economia diciamo così, decentralizzata, quando esiste informazione dispersa. Ok? Dal punto di vista teorico, questo era un punto che è rimasto irrisolto, credo che ne abbiate parlato un pochino anche l'altra volta, è rimasto irrisolto dai tempi dei dibattiti sul calcolo socialista, insomma, soprattutto il dibattito che ci fu tra Oscar Lange e Hayek
sulla possibilità di, per esempio, sulla possibilità di far funzionare un'economia socialista come se fosse un'economia di mercato, che era l'idea di Oscar Lange, e che era un economista. Era un economista polacco, però che ai tempi in cui aveva queste discussioni era a Chicago, e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale tornò in Polonia a fare il ministro nel governo socialista. Il punto in cui era rimasto quel dibattito, credo che ai tempi tra l'altro si considerasse che l'avesse vinto Lange, il punto che era rimasto quel dibattito era, ok, Hayek aveva detto che l'informazione decentralizzata in realtà non permette a un pianificatore centrale di raggiungere soluzioni ottimali, che tutto quello che diceva, ovviamente non uso questi termini, però l'idea è che era tutto quello che diceva, dicevo Oscar Lange in generale, i pianificatori socialisti, andava benissimo in un'economia con informazione completa e con completo commitment da parte del planner, ma non andava bene nell'economia reale, in cui in realtà l'informazione è decentralizzata e gli agenti agiscono nel proprio interesse, compreso l'interesse a rivelare o meno informazione che hanno, no? Tutto questo tipo di dibattito teorico è arrivato sostanzialmente a un punto di stasi, perché ai tempi non esistevano gli strumenti teorici per ragionarci. Gli strumenti teorici per ragionare seriamente su questa domanda, che come tutte le domande serie non ha una risposta bianca e nera, ma ha una serie di questioni che vengono poste, di meccanismi che possono funzionare sotto certe ipotesi, non funzioneranno sotto altre ipotesi, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo così, la ferramenta teorica per rispondere a questa domanda arrivarono con l'elaborazione della teoria dei giochi a informazione incompleta. All'inizio degli anni Ottanta c'era un gran fermento da questo punto di vista, sia dal punto di vista teoria pura dei meccanismi e degli scambi, sia dal punto di vista della teoria delle aste. È sempre più o meno dello stesso periodo in cui Milgrom pubblicava il paper sulle aste, che Myerson e Satterwhite pubblicarono il paper sull'impossibilità dello scambio efficiente. Cioè, facciamo vedere che il problema principale, quando tu hai in realtà un gioco relativamente semplice con un compratore e un venditore, ma se esiste informazione incompleta, per cui il venditore è l'unico che conosce il suo costo di produzione e il compratore è l'unico che conosce il prezzo massimo che vuole pagare, tipicamente sarà impossibile ottenere sempre la soluzione efficiente. In altre parole, che tu usi meccanismi di mercato, che tu usi meccanismi di economia di comando, l'esistenza di informazione incompleta di per sé provoca scostamenti da quello che allora si chiamava il first best, e che adesso si tende più a chiamare incentive constraint, l'ottimo vincolato agli incentivi, no? La teoria delle aste costituisce un po' la controparte di quel tipo di ragionamenti, nel senso di dire, ok, sappiamo che l'informazione incompleta crea dei grossi problemi, andiamo a vedere però come funzionano e cosa possono fare alcuni meccanismi esistenti. E alcuni dei meccanismi esistenti erano tipicamente meccanismi d'asta, no? Quindi diversi tipi di meccanismi d'asta, l'asta di primo prezzo, l'asta di secondo prezzo, eccetera, eccetera. L'asta cosiddetta inglese, non ho mai capito perché la chiamassero inglese, comunque quella crescente in cui c'è il banditore che alza il prezzo di tanto in tanto.
Quindi questo penso che dipenda dal fatto che la usassero già ai tempi dei babilonesi, e gli inglesi hanno una tendency a prendere cose degli altri. Vabbè, ma perché inglese? Cioè, non lo so. Tanto se vuoi, almeno ai miei tempi si parlava spesso della versione giapponese dell'asta inglese, che francamente credo che non avesse nulla a che vedere né con i giapponesi né con gli inglesi, ma in ogni caso queste sono cose non particolarmente rilevanti. Il punto principale è che, se vuoi, che quel tipo di approccio telegrafico era l'approccio che, pur avendo forti connessioni con la teoria pura del disegno dei meccanismi, quindi la ricerca dei meccanismi ottimali, o almeno quelli che più potevano ridurre le inefficienze che comunque sarebbero state indotte dalla presenza di informazione incompleta, si occupava anche un po' più direttamente di andare a studiare quali sono gli equilibri di cui aspettare i meccanismi effettivamente utilizzati, no? Cioè, il santo graal a quel tempo dell'economia teorica era provare a dimostrare che alcuni dei meccanismi normalmente utilizzati dagli agenti economici corrispondevano anche ai meccanismi che avrebbero generato l'allocazione più efficiente. Okay? E queste cose, scusami se ti dico, Sandro, poi effettivamente abbiamo delle evidenze che ci dicono che appunto questa cosa accade nella realtà, o è tutto un... il punto è, se vuoi, questo è un problema di approccio teorico, nel senso che tu devi capire, cioè il punto è, che cosa ci possiamo aspettare che gli agenti economici facciano quando si trovano di fronte a una situazione, per esempio, in cui vorrebbero scambiare, perché c'è chiaramente un beneficio mutuo dallo scambio, ma sanno che siccome c'è informazione incompleta non riusciranno a raggiungere l'efficienza. Ok? Sono alcuni casi in cui è semplice, no? Se dico, se io voglio vendere qualcosa ed è noto a tutti che il mio costo di produrre quella cosa lì, o il valore che io assegno a quella cosa che voglio vendere, è tra 0 e 20 euro, e c'è Nazareno che la vuole comprare e tutti sanno che a Nazareno quella cosa lì è disposto a pagarla tra 30 e 50, allora è facile che arrivi Lorenz o Simona e dicano, sai cosa, prezzo fisso 25, e tutti e due sono contenti, no? Il problema è quando il costo per me è tra 0 e 10 e il valore per l'azienda è pure tra 0 e 10. Allora, a quel punto, il meccanismo di prezzo fisso non funziona più. O almeno funziona, nel senso che comunque produce un risultato, però tipicamente produce un risultato inefficiente. E prima degli anni 80, prima di questa letteratura su mechanism design, prima della letteratura sulle aste che avevano messo, a cui hanno contribuito Bob e Paul Milgram, c'era sempre questa idea, sì, però magari se sì, chiaro, il meccanismo di prezzo fisso non funziona, però magari se usiamo qualche meccanismo un po' più complicato, un po' più furbo, ce la facciamo. Lì, questo è il grosso contributo, per esempio, del paper di Meyerson e Satterfield, è stato di dire, no, scordatevelo, il problema sta alla radice, nel momento in cui tu hai informazione incompleta, l'efficienza non è raggiungibile. Punto e basta. Nessun meccanismo che soddisfi incompatibilità degli incentivi e razionalità individuale riuscirà a ottenere quel risultato, ok? Lo stesso tu ti devi chiedere, per esempio, quali sono i meccanismi che minimizzano le inefficienze. Sai che le inefficienze ci saranno comunque, però alcuni meccanismi saranno più inefficienti di altri. E poi resta il punto di chiedersi e di capire, tra i meccanismi che vengono effettivamente utilizzati, quali sono quelli che fanno meno peggio, ok?
Per esempio, un contributo importante di quel paper di Milgram e Weber fu la cosiddetta, il cosiddetto linkage principle, che diceva sostanzialmente la cosa seguente. Supponi, allora, in realtà le aste cosiddette con valori privati, cioè quello in cui il mio valore dipende unicamente dai idiosincrasie mie, quelle hanno dei meccanismi ottimali, a partire dall'asta di secondo prezzo, che funzionano bene. I problemi veri, dal punto di vista teorico, sorgono nei casi che erano anche molto importanti dal punto di vista economico, in cui l'informazione sul valore effettivo dell'oggetto era dispersa tra differenti agenti. E il caso tipico, per esempio, è quello delle aste che si facevano, questo si facevano già da 20 anni prima, e c'era una cosa che si chiamava la maledizione del vincitore, in questi termini. Cioè, supponi che tu abbia una serie di imprese che devono offrire quanto pagare per estrarre petrolio da un tratto di terra. Quindi il governo si mette a vendere i diritti di esplorazione. Che in questo caso tu non sai quanto petrolio c'è sotto. Esatto, tu non sai quanto petrolio c'è sotto. Tipicamente il governo ti permette di fare qualche prova geologica per cercare di capire quanto petrolio c'è e di che qualità è. Quindi ognuna di queste imprese avrà quello che statisticamente è un segnale del vero valore dell'oggetto, in questo caso del giacimento petrolifero. Però il punto è che lo stiamo facendo tutti e i nostri segnali saranno correlati tipicamente e non conoscendo quello che fanno gli altri, divenne poi chiaro, la strategia di offrire un prezzo che corrispondesse a quello che si fa in un'asta di secondo prezzo, ossia offrire un valore che è uguale al valore atteso dato il valore del mio segnale, non funzionava. È da lì che nacque tutta la storia della maledizione del vincitore. Non funzionava per un fatto statisticamente interessante, ed è che quando tu consideri il valore di un oggetto dato il tuo segnale, stai ignorando il fatto che tu quell'oggetto lo vinci se e solo se il segnale degli altri è inferiore al tuo. Quindi se tu offri per un tratto di per diritti di estrazione del petrolio il valore atteso del giacimento, dato quello che tu sai, data la prova geologica, anche in un'asta di secondo prezzo, quindi anche se non paghi quel prezzo, ma paghi un prezzo, il prezzo del secondo bid, lo stesso finisci per offrire un prezzo troppo alto. Perché, di nuovo, la distribuzione di probabilità che tu devi considerare non è quella data il tuo segnale, ma data il tuo segnale e dato il fatto che il segnale degli altri è inferiore al tuo, perché quello è l'unico caso in cui vinci. Ok? Cioè, quindi ti viene il dubbio di aver overstimato. No, non è il dubbio, è una certezza che hai overstimato, nel senso che il valore atteso dell'oggetto, dato il tuo segnale, se i segnali sono correlati positivamente come ti aspetti in un caso del genere, è sempre superiore al valore atteso del tuo oggetto, dato il tuo segnale e dato il fatto che gli altri segnali sono inferiori al tuo. No? Perché, insomma, il valore atteso dato solo il tuo segnale è la media ponderata dei casi in cui gli altri segnali sono superiori al tuo e quelli in cui sono inferiori al tuo. Il problema è che... Sì, ma questo funziona nella condizione che l'oggetto deve avere un valore intrinsecamente, perché se io posso maneggiarlo diversamente dagli altri, sì, questo, a quella roba lì ci aggiungo X. Questo è quello che ho detto prima. Se nel caso di valori privati, in cui il valore dell'oggetto è completamente idiosincratico, e insomma, un quadro di un artista per nulla famoso, quindi che non si rivende, il valore è quanto ti piace.
cioè, lo compri sapendo che non ha valore commerciale, te lo appendi in camera tua, te lo guardi la sera, ti piace o non ti piace, ok? A questo punto il fatto che a Lorenz il quadro piaccia, a me francamente non mi dice nulla, no? Cioè, non so, mi direbbe qualcosa se sapessi che Lorenz ha i gusti miei, ma facciamo conto che è vero, che non ho la minima idea di quali siano i gusti di quadri tuoi e che tu non abbia la minima idea di quali sono i miei. A quel punto, se ci troviamo in un'asta e facciamo un'offerta, guardiamo il dipinto e facciamo un'offerta dicendo quanto vale per te, quello che vale per me è quello che vale per me, punto. Non mi interessa nulla se a te non piace o non piace, no? Il caso interessante è quello appunto in cui in realtà il valore dell'oggetto per te è una funzione non solo di quanto piace a te, ma in realtà del segnale che ricevi sul vero valore dell'oggetto, ma anche dei segnali che gli altri ricevono. Ora, il caso estremo è quello del valore comune, no? Cioè, un oggetto vale lo stesso per tutti e l'unico problema è capire quanto tu decidi di offrire. Molte situazioni sono intermedie, no? Sono situazioni in cui hai una componente idiosincratica, una componente comune. Tu volevi fare una domanda? Perdonami, sì. Sandro, perché Ferruccio ci fa una domanda, sì, che secondo me è interessante. Cioè, in questo ragionamento c'è qualche ipotesi sulla qualità informativa a disposizione dei giocatori? Non particolarmente, però c'è un'ipotesi, c'è un'ipotesi molto importante, che è quella che è in realtà un'ipotesi, un'ipotesi che si va sempre nei giochi in formazione incompleta, almeno quando cerchi di risolvere con concetti di soluzione come l'equilibrio bayesiano, c'è l'ipotesi che ci sia conoscenza comune del gioco, che tra l'altro include conoscenza comune della qualità dei segnali che tu ricevi. Quindi non del segnale che tu ricevi, ma della qualità dei segnali che tu ricevi. Puoi immaginare, cioè, tu sai che cavolo ne so, che se devi, che se fai una prova su un giacimento petrolifero, ottieni un risultato che spazia con un livello di accuratezza che va dal 70% al 130%. No, tu sai magari che se ricevi un segnale che vale 100 milioni, il valore reale sarà uniformemente distribuito tra 70 e 130. Questa ipotesi, l'ipotesi che i segnali, cioè che la struttura informativa dei segnali sia conoscenza comune, questa è un'ipotesi standard nei giochi di informazione incompleta. Che è quello che però è difficile bypassare, insomma, è difficile farne a meno se vuoi provare, certo, a risolvere. Fatemi dire una cosa prima che mi dimentichi, sì, su questa cosa. Sì, tra gli economisti, d'uso parlare di dottrina Wilson, Wilson Doctrine, per indicare la seguente idea. Esattamente per la cosa che diceva Ferruccio adesso, questa idea del fatto che ci siano strutture informative diverse e che l'equilibrio dipenda dal fatto che tutti capiscono questa struttura, fa sì che il meccanismo ottimale, tipicamente, per esempio, supponi che tu sia il governo che vuole massimizzare il reddito che ottiene dal giacimento petrolifero, no? Quindi tu vorresti fare in modo che il valore atteso del reddito che ottieni mettendo all'asta queste concessioni sia il più alto possibile. Il meccanismo ottimale
e tipicamente dipenderà dalla distribuzione di probabilità dei segnali dei differenti agenti. Ok? Tanto per andare nell'esempio più semplice possibile, se tu hai... No, guarda, di questo ne parliamo dopo. Comunque, il punto è che nella realtà sostanzialmente questo non succede. E meccanismi, tra virgolette, robusti sono quelli i cui dettagli sono indipendenti dalle particolarità della distribuzione di probabilità dei valori degli agenti. Sostanzialmente la dottrina Wilson dice: sentite, guardate che questa cosa che c'è una distribuzione di probabilità e la conoscenza comune, la rava e la fava, è una cosa che la gente non capisce. Okay? È una pippa che si fanno gli economisti o che si fanno gli statistici che aderiscono alla dottrina di Savage. Che va tutto bene. Troppa econometria. No, non è che troppa econometria, che è proprio l'ipotesi che tu sia in grado di indovinare, tu pianificatore, tu venditore, tu governo che deve decidere quanto vuoi far pagare i diritti di concessione o il diritto di gestione delle spiagge, tanto per dire una cosa che si dovrebbe fare e che non si fa. Se tu cerchi di fare cerchi di ottenere il meccanismo migliore possibile, farai un meccanismo che alla fine sarà molto fragile, perché sarà ottimo sotto certe ipotesi che tu fai sulla distribuzione di probabilità degli agenti, sui segnali, sulla loro volontà di pagare, e che magari produce risultati disastrosi se appena appena tu hai fatto degli errori, per esempio nel valutare quali sono le effettive distribuzioni che vengono usate o nel valutare il grado in cui queste particolari ipotesi sono di conoscenza comune tra gli agenti. Ok? Quindi Bob ha sempre promosso questa idea, che è un'idea veramente di applicazione pratica potente, di dire: guardate, meccanismi così complicati sono meccanismi che non sono fattibili, non hanno nessuna rilevanza pratica, e dovremmo puntare come economisti a indicare meccanismi che invece funzionano bene. C'è una citazione, queste frasi che appaiono dove finiscono? Ce l'avete ancora? Cioè, sì, Pino Lo Pomo che ha fatto questi commenti è a Stanford insieme a me ai tempi. Siamo coautori di una serie di paper di teoria delle aste. Mi hai promesso di non fare pubblicità, però insomma, visto che Pino è intervenuto, adesso magari Lorenz ce la legge, visto che si sa che il mio inglese è pessimo. No, prof, io comunque volevo dirle che mi sono molto messo a ridere quando ha detto che gli economisti si fanno le pippe sulle distribuzioni, perché prima lei ha detto che è uniformemente distribuito. La prima cosa che ho fatto è scrivere nella chat privata: ma perché uniformemente? Non ho la minima idea, non è quello il punto. Letteralmente la prima cosa è continuato a interrogarmi per 10 minuti fino a quando poteva essere esponenziale. Fammi dire un'altra cosa. Allora, la grande applicazione di teoria delle aste, in realtà ce ne sono state un'enormità negli ultimi 20 anni, soprattutto nel settore privato, insomma, Yahoo, Google, Facebook si sono messi a usare i meccanismi d'asta per vendere la pubblicità sui loro canali. Sta diventando una cosa sempre grossa, e c'è sempre stato da decenni ormai la questione di quali siano le aste ottimali per vendere titoli di Stato, che non è mai stata risolta veramente. Però fatemi dire questa cosa, che quando
la teoria delle aste venne, cioè, quando ci furono le aste sulle frequenze, la frequenza telefonica a metà degli anni 90, che quello di cui parlavamo, non so se parlavamo prima che iniziasse la chat o già durante la chat, comunque fu quando la teoria delle aste divenne prominente dal punto di vista empirico, perché si passò dall'usare un meccanismo cosiddetto da concorso di bellezza, in cui si chiedevano alle imprese di spiegare quante belle cose avrebbero fatto con le frequenze radio che gli venivano attribuite. Poi il dittatore benevolente diceva: ah, che bel progetto, da seguire, no? Assegnava praticamente gratis le frequenze. A metà degli anni 90, adesso non mi ricordo più chi fu che all'interno della Federal Communication Commission spinse per questa cosa, ma ci fu un tentativo molto importante, molto forte, per smettere sostanzialmente di regalare beni pubblici alle imprese, per far pagare invece il dovuto, cosa che in Italia si tende a non fare, per esempio. E la cosa interessante è che tutto quel progetto, le aste sulle frequenze radio, in realtà aveva abbastanza poco di teorico. Sì, c'erano dietro dei teorici delle aste di prima grandezza come Paul Milgram, Bob Wilson, Larry Osobel, c'erano un po' di gente. La verità è che quel meccanismo che veniva usato, visto che l'obiettivo dell'FCC, tra l'altro, non era la raccolta di almeno quello dichiarato, ma l'obiettivo non era quello della massimizzazione del reddito, ma era quello dell'allocazione efficiente delle risorse, il meccanismo teorico per allocare efficientemente le risorse si conosceva ed era l'asta di Vickrey di secondo prezzo. Però combinatorial, cioè, siccome questo significa, se tu stai vendendo tre licenze, tu non chiedi alle imprese di dire quanto vogliono pagare per la licenza, you know, nord-est, nord-ovest e sud. Tu chiedi quanto vuoi pagare per zero licenze, quanto vuoi pagare per nord-est, nord-ovest, nord-sud, quanto vuoi pagare per la combinazione nord-est e nord-ovest, quanto vuoi pagare per la combinazione nord-est-sud, quanto vuoi pagare per tutte e tre, eccetera, eccetera, eccetera. Il che significa che se tu hai n regioni o n licenze da distribuire, il tuo bid consiste di un vettore di 2 alla n, ossia tutti i possibili sottoinsiemi che puoi creare con quelle licenze, ok? Se tu usi un'asta di secondo prezzo in cui chiedi a tutti di fare l'elenco di tutte le possibili combinazioni di licenze e il prezzo che sono disposti a pagare per qualunque combinazione di licenza, e poi come meccanismo distributivo decidi che scegli quella combinazione mettendo assieme i vari pezzi, quella combinazione che massimizza il revenue, il reddito per il venditore, facendo pagare con qualche a ciascuno dei partecipanti il secondo valore più alto per quella, tu ottieni l'allocazione efficiente. Lo ottieni sostanzialmente in strategie dominanti, okay? Quindi non ti devi neanche stare a chiedere troppo che cos'è. Quello non si è usato, probabilmente per fortuna, perché se voi pensate a che cosa significa costruire un vettore di bid di 2 alla n quando ci sono 15 licenze, sono numeri che fanno tremare i polsi, e in più sono numeri in cui tipicamente i partecipanti non sono in grado di predire in modo significativo quali prezzi finiranno per pagare. Ci possono essere cose molto intuitive, molto poco intuitive, per cui se tu alzi il prezzo su un particolare oggetto
finisci per non tenere più nulla, perché tra tutte le possibili combinazioni quella cosa lì fa sì che sia meglio darlo a qualcun altro. E in sostanza, alla fine, quello che si usò fu un'asta a valori crescenti, però separata, contemporanea, ma separata per ciascun oggetto, che fece bene, no? Che fece bene negli Stati Uniti, portò un sacco di soldi. In Italia fece... Sì, ecco, su questo ti interrompo, sì. Te l'avevo già detto che probabilmente sarebbe arrivata questa domanda, perché diciamo che magari qualcuno può arrivare al, diciamo, esprimere questa opinione, che secondo me è sbagliata, ma comunque è giusto, diciamo, anticipare le critiche degli altri, ovvero è sbagliato che lo Stato si appropri di così tanti soldi rispetto che lasciarli appunto all'impresa che riesce a gestirli meglio. Quindi ci potrebbe essere questa opposizione. Tu cosa dici? Ok, cioè, devo ripeterti quello che ho detto prima. Ah, guarda, mi piacerebbe tantissimo che tu la rivedessi, perché è stato un piccolo, si può dire, un piccolo orgasmo. No, ma dai, intellettualmente parlando. Dai, per favore, queste non sono cose serie. Cioè, uno che dice una cosa del genere non ha capito nulla, dai. Il punto è... qua tu hai delle risorse che sono pubbliche. Cioè, prima di tutto, l'asta di secondo prezzo non è un'asta che massimizza il reddito. Cioè, che non massimizza il calo per il consumatore. Cioè, la cosa buona dell'asta di secondo prezzo è che alloca efficientemente le risorse. Ora, uno può dire, che me ne frega, io le regalo, poi il mercato mette tutto a posto. No? Chi la vuole di più pagherà a qualcun altro. Prima di tutto, non abbiamo nessuna buona ragione teorica per ignorare i problemi di distribuzione, onestamente. Quindi la ragione per cui, per esempio, io debba regalare la gestione delle spiagge agli attuali concessionari per 15 anni, come ha fatto il governo ultimamente, a me risulta francamente incomprensibile. O meglio, la comprendo perfettamente con meccanismi di political economy e con la ricerca dei voti di... Stanno regalando una rendita di posizione, in sostanza. Sì, stai regalando una rendita di posizione. Che, ora, perché mai questo dovrebbe essere una buona idea? A me non risulta chiaro. Anche perché, voglio dire, se proprio devi fare il libertario da quattro soldi, la cosa giusta da fare è vendere al massimo prezzo possibile il bene pubblico e poi tagliare le tasse. Questo è quello che devi fare, no? Cioè non c'è nessuna buona ragione per dire quelli così lì dobbiamo a chi? A quattro imprese fortunate che si beccano quella cosa. Perché sì. A questo punto io vorrei fare un caso pratico. Cosa succede, per esempio, in un'asta di secondo livello, a secondo prezzo, se la differenza tra l'utilità che dà il primo e l'utilità che dà il secondo è lontanissima? Per esempio, c'è un bene valutato 100. Succedono polemiche durissime. Credo che questa cosa sia una delle... Sapete cosa è successa in Nuova Zelanda? Perché una delle ragioni... in Nuova Zelanda, mi sembra. Se stiamo parlando della stessa cosa, è quello. Una delle ragioni per cui l'asta di secondo prezzo tende a essere poco utilizzata, che genera queste shitstorm politiche una volta che sono state, perché diventa, cioè una volta che tu pubblichi le offerte, diventa chiaro quanto uno è disposto a pagare. Quindi in un certo senso diventa chiaro qual è l'entità del profitto che ci fa, no? Cioè se dico che sono disposto a pagare 5.000 e poi la seconda offerta più alta è 100, questo significa che ho fatto un profitto della Madonna, no? 4.900 sono tutto suo, plus che viene a me. Il che tu puoi dire, ok, però se vuoi massimizzare l'efficienza dal punto di vista ex ante, questo è il meccanismo che devi utilizzare. Poi ti scontri con gente che non sa cos'è l'efficienza, non sa cosa significa ex ante, e se sei un politico ovviamente ti preoccupi. Io per fortuna non lo sono, però né lo potrei diventare, però
capisco quelli che invece se ne preoccupano, voglio dire, non è una cosa così strana, non è strano lì, non è strano in tanti altri ambiti applicativi, voglio dire. Non è una cosa che è particolare della tua ragione. Ecco, Simona, scusa, mi sono interrotto. Visto che siamo in tema, noi abbiamo avuto una grande ondata, mm-hmm. diciamo, di privatizzazioni e concessioni mm-hmm. a metà degli anni 90 e insomma stiamo vedendo in questi giorni anche un po' di conseguenze di quello che era stato fatto all'epoca. Che cosa si può dire dal punto di vista della gestione delle aste e delle concessioni? Ma non è che ne abbia una grande conoscenza, se devo dire la verità. Io però ti posso raccontare questa cosa, che questo è a metà anni 90, no? Della seconda metà degli anni 90, in cui ci furono, che poi la più grossa, credo, fu quella della compagnia telefonica. Allora, Pino qua dice, second presumption in New Zealand, enable women to pick up a right to a trench of just $6. Sì, esatto, quindi guardavo bene. Era in Nuova Zelanda che successe questa cosa, che praticamente regalarono delle licenze a gente che era disposta a pagarla. No, mi ricordo, avevo... una volta ho venuto in Italia, c'era un seminario in Bocconi in cui parlavano delle privatizzazioni e la cosa che mi stupì fu come in sostanza ci fosse zero discussione dei problemi di efficienza. Perché tu pensaci un attimo, immagina che tu hai un'industria che è pubblica, okay? Un'industria monopolizzata che è pubblica, e che fino adesso insomma, ha fatto quello che doveva fare, presumibilmente con un sacco di inefficienze, presumibilmente con pressioni politiche nei comportamenti, tutto quello che vuoi, però magari, e magari facendo perdite, però magari tenendo i prezzi relativamente bassi, no? Ora, la verità è che in quel periodo in Italia la parola d'ordine era di ridurre il debito pubblico. E questo sembrava l'unica giustificazione possibile per decidere di vendere, per esempio, buona parte delle imprese dell'IRI, eccetera, eccetera. Il che a me sembrava una colossale sciocchezza, però avevo già cominciato a ragionare in modo ortogonale a quello della stragrande maggioranza degli italiani, perché la questione principale dovrebbe essere quella dell'efficienza, no? Cioè, se tu ti chiedi, se ho un'impresa monopolista, come faccio a massimizzare il reddito dalla vendita dell'impresa? Beh, la risposta è che tu devi garantire a quell'impresa la continuazione del monopolio. E se tu permetti a quell'impresa di restare monopolista dopo che l'hai venduta, ovviamente avrai delle offerte di acquisto più alte, perché chi la compra si garantisce un monopolio che gli durerà nel tempo. Presumibilmente ci saranno elementi di efficienza, nel senso che la venderai a chi è in grado di estrarre i profitti più alti, magari perché ha i costi più bassi, però dal punto di vista dell'efficienza economica è una scelta disastrosa. Cioè è una scelta che perpetua il monopolio e che non ha tanti, se vuoi, ha meno problemi dal punto di vista distributivo, perché costringi l'impresa a pagare ex ante il valore atteso delle rendite successive, però resta una pessima idea. Tutto il processo di privatizzazione in Italia, ma non solo in Italia, ci furono problemi quasi ovunque, in buona misura ignorarono tutti i risultati teorici della teoria delle aste e della teoria dell'optimal procurement. Anche lì non è che si possa dare colpa più di tanto, era il clima politico dell'epoca, semplicemente certi temi, cioè parlare di efficienza o non efficienza, la gente semplicemente non capiva, i politici non capivano, e questo è quello che ti beccavi, non è che ci possa essere. Una cosa di cui parlavamo prima, esatto, guarda, quella... Capita a fagiolo proprio, non so se è una persona che ha iniziato la live ormai un'ora fa. Okay. Sì, quello che dicevamo prima, per esempio anche
il processo di privatizzazione delle imprese della Germania Est fu estremamente problematico, fu estremamente inefficiente ed estremamente problematico per scelte politiche. A un certo punto il governo tedesco decise che i beni che erano stati espropriati dalla Repubblica Democratica, dalla Germania Est ai suoi tempi, anziché venderli al miglior offerente e poi utilizzare i proventi per compensare quelli a cui erano stati appropriati, dovevano ritornare esattamente ai proprietari precedenti, creando un'enormità di problemi giuridici, perché poi magari alcuni di questi immobili erano beni che erano stati prima ancora espropriati dai nazisti a cittadini ebrei. Insomma, ti puoi immaginare, insomma, il tipo di ginepraio legale in cui ti vai a infilare quando prendi una decisione del genere. Anche lì non c'è nessun economista tedesco o altrimenti che io conosca che abbia consigliato di usare quel particolare processo. Fu una scelta politica, e fu una scelta politica ovvia, no? Che è terribilmente inefficiente. Quindi non saprei molto come aggirare un problema del genere, che piaccia o meno, queste sono scelte politiche, non c'è molto da farci quando la politica fa sciocchezze, onestamente, con il consenso generale tipicamente. So che Lorenz voleva parlare di procurement. No, volevo soltanto tradurlo in italiano, che molti non lo sanno, cioè sono tipo, è il metodo che i governi utilizzano per comprare beni e servizi. Sì. È un po' come un atto rovesciato, no? Cioè, anziché ottenere il prezzo più basso, cioè il prezzo più alto, cerchi di ottenere il prezzo più basso, no? La cosa famosa per cui, no, forse, non so se si usa ancora l'esempio delle siringhe che costano tot in Calabria e costano tot in Piemonte, che quindi, insomma, che hanno tutti dei contratti di acquisizione differenti. Credo che abbiano fatto qualcosa del genere, qualcosa per uniformare un po' i prezzi, però sì, quello è il punto. La teoria dell'acquisizione del procurement, dell'acquisizione dei beni, è in realtà, cioè, si applica la teoria delle aste paro paro, cioè in un caso è un oggetto che vuoi vendere e vuoi trovare il meccanismo che ti garantisca il valore atteso più alto, e nell'altro caso devi comprare qualcosa e cerchi un meccanismo che ti permetta di averlo al prezzo più basso. Dal punto di vista matematico la struttura è esattamente la stessa. Che se non sbaglio il termine tecnico è asta olandese, quello con cui è famoso in questo momento. No, l'asta olandese è, sì, l'asta olandese in realtà è una cosa che puoi usare anche quando compri, no? Cioè, all'asta che usavano per vendere i fiori in Olanda, e anziché usare l'asta ascendente all'inglese, usavano un'asta discendente, nel senso che iniziavano annunciando un prezzo altissimo che nessuno era disposto a pagare per vendere un dato lotto di fiori, e poi il prezzo scendeva lentamente. A un certo punto qualcuno diceva: sì, a questo prezzo io lo compro, e si chiudeva l'asta. Come la cosa interessante di tutti questi tipi di aste è che quando i valori sono privati, ossia quando non ci sono problemi di capire che cosa sa l'altra, perché lo potrei rivendere, cose del genere, danno tutti lo stesso reddito atteso. Questo è un risultato chiamato revenue equivalence theorem, anche in realtà è un risultato di mechanism design, che anche quello venne fuori all'inizio degli anni 80. Lì la cosa interessante è che sostanzialmente il reddito, e questo era un insight, una lezione che aveva insegnato mechanism design, che quanto si pagava dipendeva unicamente da come si allocavano i beni. E quindi in un'asta di quindi nelle situazioni in cui i valori sono privati, qualunque asta che assegna il bene a chi lo valuta di più produrrà lo stesso valore atteso.
cioè aste di primo prezzo, aste... però lo stesso il problema diventa molto più cioè non è necessariamente la storia, il problema diventa molto più complicato quando quando gli agenti non sono simmetrici. Quindi, per esempio, ci sono alcuni acquirenti che sai che sono molto più deboli di altri. Però, insomma, quello è... Questo forse è una cosa che vale la pena di raccontare, perché è abbastanza controintuitiva ed è... aspetta, fammi chiudere la porta prima, che... ci sentiamo mia moglie che urla, che sta parlando al telefono. Questo forse è una cosa... È una cosa che forse vale la pena di raccontare, perché il risultato di teoria delle aste che venne fuori in quei tempi è che è abbastanza controintuitivo, ossia immagina di avere, tu stai vendendo qualcosa e sai che ci sono diversi acquirenti, fai conto che ce ne sono due, e sai che uno tende a essere molto più debole dell'altro, okay? Quindi non conosci esattamente quanto vogliono pagare, ma sai che è molto probabile che uno vorrà pagare meno dell'altro, cioè avrà un valore per l'oggetto minore dell'altro. L'asta ottima, quella che massimizza il reddito in questo caso, è un'asta che distorce il risultato a favore di quello debole. Che è abbastanza controintuitivo se lo vedi all'inizio, ma che in realtà ha un'ottima e semplice spiegazione, che è la seguente. Cioè, immagina che siamo che tutti sanno che Sandra Brusco è disposto a pagare al massimo $100 per il quadro. Ok? E tutti sanno che Simona è disposta a pagare almeno 100, tra 100 e 200. Ok? Quindi Simona ha un valore che è sempre superiore al mio. Questo significa che Simona può tranquillamente offrire 100 e vincere l'asta, no? Io non sarò mai in grado di pagare di più. Però dal punto di vista del venditore conviene dire: no cara, tu non devi offrire più di Sandra Brusco, perché lo sappiamo tutti che Sandra Brusco è uno che non è in grado di contribuire granché. Vendo l'oggetto a te soltanto se mi offri $50 più di Sandra Brusco. E questo che cosa significa? Beh, significa che la povera Simona sente molto di più la concorrenza mia. E questo la spinge a offrire molto di più di quello che offrirebbe in una situazione in cui l'asta fosse simmetrica. Ok? E questo tende a essere un messaggio generale in questo tipo di aste, parlando di cose che sono poco implementabili politicamente. Tende a essere un meccanismo generale in questo tipo di aste, cioè l'offerente debole deve in realtà essere favorito se vuoi massimizzare il reddito. Cioè, non sono questioni di giustizia distributiva o altro. Cioè, proprio tu sei bloody monopolist che vuole aumentare il reddito il più possibile, devi favorire il debole. Devi handicappare l'offerta del più forte per costringerlo a fare di più, perché sennò diventa troppo facile per lui. Che è, se vuoi, lo stesso ragionamento che si fa quando in certe competizioni sportive in cui dai handicap perché vuoi costringere le squadre più forti a impegnarsi di più contro le squadre più deboli che altrimenti potrebbero battere con troppa facilità, e questo danneggerebbe il bel gioco, no? Questo è sono tutti messaggi, sono tutte intuizioni che una volta capito il modello teorico diventano abbastanza facile da interpretare, ma che senza la teoria prima non ci si arrivava, insomma, o almeno non si riusciva a sistematizzare nel modo stato. Poi sono cose che puoi applicare praticamente, questo non lo so, in molti casi semplicemente tu sei obbligato a usare meccanismi che sono simmetrici da considerarsi legali.
No, non significa che qualunque deviazione dalla simmetria sia necessariamente l'opera nefanda di qualcuno che vuole favorire. Potrebbe anche essere una cosa ottimale. Ok, sono caduto un attimo, perdonatemi. Sì, non, stavo semplicemente ribadendo quello che ho detto prima. Certo. Non lo so, andiamo quasi in chiusura. Intanto mi dicono di c'è Francesco Giovannoni che scrive Sandro. Sì. Ballo di Bulow e Klemperer, sì, che avevano fatto questo. Sì, però dai, adesso Giovannoni è un altro che Francesco è un altro che ha preso il PhD alla Business School di Stanford. Cioè stasera su 190 persone ne avevamo almeno 15 con un PhD. No, sì, c'è ragione, però mi sembra che rischiamo di andare un po' troppo nel dettaglio a questo punto. Sì, esatto. Va bene, io intanto ti ringrazio Sandro per il tempo che ci hai dedicato, penso che sia stata un'altra ora molto interessante. No, grazie spero a voi. Che questa, spero comunque che si ripeta questa chiacchierata, magari su altri temi, sempre con te oppure con qualche altro economista. Qui tiriamo già la piccola frecciatina, se vuoi tirarla già te va bene, altrimenti la tiriamo su Twitter più tardi per parlare un po' ancora di economia applicata, economia pura, qualcosa di teorico che possa intrattenerci la domenica sera. Quindi ringrazio anche il pubblico che è veramente veramente fantastico, 200 persone sempre fisse, abbiamo raggiunto anche ottimi like, quindi vi ringraziamo davvero. Ringrazio anche i miei amici che mi hanno sostenuto in questa live veramente complessa, perché non era facile il tema. E niente, ci vediamo domenica prossima, se riusciamo a trovare qualche altro economista che vuole farci lezione per un'oretta, altrimenti fra due giovedì con la risposta ai 24. Buona serata a tutti e buonanotte. Arrivederci a tutti.